Ma è una bellissima iniziativa tra la CGIL e il Sindacato Italiano Balneare della Confcommercio. È un accordo semplice, nel senso che gli stabilimenti balneari che aderiranno a questo accordo decidono una cosa che dovrebbe essere ovvia: rispettare le regole del gioco, rispettare i diritti dei lavoratori. Oggi lo fanno sottoscrivendo un impegno con la CGIL, e questo è un fatto molto importante, che il sindacato delle parti sociali e il sindacato delle parti datoriali siedano intorno ad un tavolo, si parli di lavoratori, di sicurezza sul lavoro. Poi, secondo me, un altro aspetto molto importante è la difficoltà oggi di reperimento da parte delle aziende balneari di lavoratori sul mercato. Molto probabilmente il reddito di cittadinanza avrà inciso, però io vi posso assicurare che c'è una grandissima difficoltà. Oggi le imprese balneari investono in qualità, soprattutto nei servizi. Noi, quando facciamo i colloqui con i nostri dipendenti, la prima cosa che chiediamo è la conoscenza almeno di una lingua, perché vogliamo investire in qualità, e purtroppo non sempre i lavoratori rispondono a questi requisiti, per cui anche la scuola, secondo me, deve iniziare a fare il suo dovere, a preparare professionalmente questi ragazzi, perché la sfida del turismo, se la vogliamo vincere qui nel Salento, lo possiamo fare solo attraverso parametri di qualità. Ci sono tre leader che per adesso hanno aderito a questa iniziativa, qual è l'auspicio? Che anche altri possano unirsi? Ma il protocollo è aperto, è completamente aperto, purtroppo molti miei colleghi oggi erano impegnati, per cui non potevano essere qui. Protocollo aperto, io sono convinto che tutti quanti, perché la maggior parte degli stabilimenti balneari, io voglio un attimo spezzare una lancia in favore di tutti quanti i miei colleghi, molto spesso siamo oggetti di critiche, si parla di lavoratori in nero, si parla di lavoratori sottopagati. Devo dire che la maggior parte degli imprenditori balneari rispettano i lavoratori, rispettano i loro diritti, rispettano quello che sono le loro paghe. E questo protocollo, diciamo, va a rafforzare un attimo questo rapporto tra gli imprenditori e i propri collaboratori. A me piace chiamarli collaboratori e non dipendenti, perché la vittoria di un'azienda è una vittoria di squadra, di staff. Dobbiamo essere tutti quanti pronti, imprenditore e collaboratori, a lottare per un unico obiettivo, che è quello di servire al meglio il turista che viene a trovarci.